Questa sera siamo in una cornice d'eccezione, la Cappella di Sant'Uberto in Reggia, che ci ospita per la seconda edizione dell'Infiorata, un'infiorata che è nata l'anno scorso nella chiesa di Santa Maria Vergine in Piazza Annunziata, con grandissimo successo di pubblico nella navata centrale della chiesa. Quest'anno prende vita invece sull'altare principale della Cappella di Sant'Uberto. Ringrazio il consorzio delle Regge Reali Sabaude, la Venaria Reale, la Presidente Zini, il Direttore Turetta, che ci hanno dato la possibilità di allestirla qui insieme agli amici dell'Infiorata, della Certosa di Collegno, un gruppo del Circolo degli Artisti, con cui l'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso portando a nord una tradizione che arriva da sud, che racconta in qualche modo di terre più calde dove l'omaggio alla Madonna attraverso dei petali freschi di fiori è qualcosa che è davvero nella storia, nella tradizione di tantissime famiglie. Venaria arriva a un contesto di una popolazione che arriva da moltissime regioni del sud, speriamo che possa amarla anche quest'anno e che tantissime persone possano arrivare in qualche modo da lontano per apprezzarla.